anche la cassa, che porta non si lancia. No, la massa è... Buon compleanno! Direttore, auguri! Auguri direttore! No! Anzi, un incisore, perché è molto poi ti sei. Sono di Stabia, verranno di Stabia, sì. Comunque, se vi vedete, Noi siamo di Firenze! Come stai? Stai bene? Come stai? Mi vedo molto bene a mia moglie. Siete venuti anche voi. Andiamo! Se sei ancora a piede libero, questa è una cosa. Siamo in due. Come sta? Direttore, grazie. Queste manifestazioni anzi le fuggo e quindi mi scuso con tutti voi, sebbene parlo ai miei colleghi giornalisti, forse gli ho reso anche un piccolo servizio, perché siccome la celebrazione di un 90° genetriaco non può essere che un anticipo di coccodrillo, così quando sarà il momento di scriverlo ve lo troverete già scritto. Sto parlando a dei colleghi, quindi gente che può controllare l'esattezza di quello che dico. Oggi per i giornali del tipo nostro, del tipo di quelli in cui io sono cresciuto, mi sono fatto, eccetera, non c'è più posto, perché quei giornali lì badavano soprattutto al credito, al prestigio, mentre quelli d'oggi, avendo bisogno di molti soldi, devono guardare soltanto alla diffusione e alla pubblicità. Ora, per la diffusione bisogna abbassare il livello, non c'è niente da fare. Una lettrice. Ah, ecco. Stava dicendo, discutendo sull'abbassare il livello. Ecco. E quindi non si potrebbe assolutissimamente rimettersi su questa strada. Anzi, sono stato un pessimo editore, volendo esserlo di me stesso. Sono stato un mediocre direttore, perché non era nelle mie ambizioni, ho dovuto fare il direttore, insomma, in certi momenti, perché dovevo assumere delle responsabilità, cioè perché i miei colleghi vollero che me le assumessi. Io sono soltanto un giornalista. Il mio piacere non è di fare un giornale, è di fare un articolo. Questo è il mio limite. Io non sono Scalfari. Scalfari riunisce in sé tre qualità. È un imprenditore, perché ha la mentalità dell'imprenditore, che a me è del tutto estraneo. È un editore, cioè lui sa come si conduce un'azienda giornalistica, anche perché lui viene dalla banca, quindi sa fare i conti, cosa che io non so fare. È un direttore, come giornalista non credo di essere qualcosa di più io, ma questo è un altro discorso, insomma. Cioè io mi batto sull'articolo, non mi batto come organizzatore, come imprenditore.
Come tale io sono mediocrissimo, perché non ho mai avuto questa ambizione. Vedo qui riuniti molti miei pulederi che si sono fatti al giornale con me e che lo possono testimoniare. Siamo stati 20 anni insieme, quindi mi hanno visto all'opera. Direttore, lei a 85 anni ha fondato un giornale e io ne so qualcosa, e anche l'amico Beppe. E se dovesse fondare un giornale a 90 anni, cosa che non farà, che giornale farebbe? Allora, se io dovessi oggi fare un giornale, come ho detto, farei il Foglio. Un Foglio un po' più grande, invece che di 4 facciate, di 10 o di 12, non di più, con una redazione ridottissima e facendo un preventivo che mi mettesse al riparo dalle delusioni. Cioè, io mirerei ad avere non più di 20-30 mila lettori e di non avere pubblicità. Su queste basi forse riuscirei a fare un giornale di alto prestigio, ma purtroppo destinato a una elite. E qui è il punto a cui si trova la stampa oggi. Cosa facciamo? Nei giornali di oggi, nei grandi giornali di oggi, che non possono farne a meno, chi comanda non è più nemmeno il direttore dell'ufficio marketing. E tutti voi ne sapete qualcosa. L'ufficio marketing esige la grande diffusione, non tanto per la diffusione quanto per la pubblicità. E quando si è sottoposti a questi condizionamenti è estremamente difficile fare un giornale come quelli che io ho sempre sognato, un giornale di alto prestigio, un giornale... Così, pazienza, insomma. Direttore, come ha trovato D'Alema come collega? Chi? D'Alema come collega. D'Alema, come l'ha trovato come collega? Io non sono andato da D'Alema come collega. Sono andato così, mi ha invitato, era la seconda volta che ci vedevamo. Io non ho mai frequentato i personaggi del palazzo. A Palazzo Chigi ci mettevo piede per la seconda volta nella mia oramai sessantennale vita di giornalista. Beh, ho trovato un uomo, sì, ma un uomo estremamente intelligente che mi pare che abbia ben capito alla fine il suo mestiere. Perché io temevo che D'Alema fosse più un uomo di partito che un uomo di governo. Credo che in origine fosse veramente così. Per la sua preparazione, lui nasce alle Frattocce, nasce all'Università del PC, dove non si allevavano dei politici, si allevavano quelli che loro chiamavano gli apparatchik, cioè i funzionari del partito, e lui ha certamente avuto questa educazione, quindi credo che da principio per lui non sia stato facile adeguarsi alla politica. Lui era adeguato al partito, non alla politica. Ma io ho constatato che l'uomo si è molto ben adattato alla politica, ha una visione da uomo di governo, non dirò da uomo di Stato, gli uomini di Stato sono molto rari. Uomini di governo ce n'è qualcuno e lui è uno di questi, con una visione estremamente realistica della situazione. Abbiamo parlato delle due cose fondamentali, naturalmente nel colloquio, come poi è stato riferito, mancano molte cose che ci siamo detti, perché il patto era che lui
avrebbe rivisto il testo. Io non tradisco i fatti. Quando un uomo politico, un uomo che ha delle responsabilità, mi parla in confidenza e sulla parola, che io non tradirò certe sue confidenze, io mantengo i fatti. Ah, non mi importa, io mantengo i fatti, assolutamente. Ed è per questo, credo, che ho avuto molte confidenze, non soltanto da D'Alema, ma anche da altri. E io l'ho trovato con una visione equilibrata, molto, molto realistica, insomma, mi ha fatto una buona impressione. Sono rari gli uomini che mi fanno buona impressione di capi del governo. C'è una cosa che io ho detto e che lui ha approvato. Gli ho detto: Presidente, se al suo posto oggi ci fosse un uomo di destra, io appartengo alla destra, alla mia destra, non a questa qui, alla mia, cosa succederebbe? E lui mi ha risposto: giustamente, avremmo le piazze in sommoglio, perché un'azione come quella a cui noi partecipiamo in Serbia, un uomo di destra non avrebbe potuto fare. È vero? È vero? Quando si vuole fare qualcosa che urta i sentimenti veri o artificiali del popolo, ci vuole un uomo di sinistra. Quando si deve mutilare la patria, ci vuole un uomo, un padre della patria. È sempre così. È sempre così. Quando addirittura si dice si vuole sparare sul popolo, come i comunisti russi spararono sui marinai di Kronstadt, lo fecero in nome del comunismo e del popolo. Quando i francesi vollero liberarsi dell'Algeria, che non era una colonia, era un dipartimento francese, quindi una mutilazione della patria, che chiamarono? Un padre della patria, De Gaulle, solo De Gaulle, poteva far digerire ai francesi. Queste sono le grandi ipocrisie della politica e della storia, vanno capite. Ecco, questa è la mia, e io ho avuto l'impressione che in D'Alema queste idee fossero estremamente chiare. Ancora adesso si sente straniero in patria o no? Io mi sento un italiano in patria, il che è peggio. Perché tutto sarebbe più facile se mi sentissi straniero. No, no, io sono italiano e condivido purtroppo tutti i difetti degli italiani. Credo di saperli vedere, ecco, a differenza di molti che non sanno esternarli, non sanno oggettivizzarli, io credo di averli molto chiari davanti agli occhi. E certo non c'è molto da compiacerci di essere italiani, ma è proprio nel momento in cui non ci se ne può compiacere che bisogna essere italiani. Questo sì, quindi in Italia le uniche battaglie che fanno onore sono quelle perdute. Perché quando sono vinte quasi sempre vuol dire che erano sbagliate. Ecco, questa è una delle poche morali che mi sembra di poter trarre al termine della mia lunga esistenza e della mia lunghissima esperienza di giornalista. C'è stato un referendum, la politica clientelare, il malaffare, mi pare che questa sia stata una sua battaglia. Sì, uno dei miei
obiettivi di battaglia la partitocrazia per decenni e decenni mi sono battuto contro quella, figuriamoci se potrei rinnegare questa situazione, assolutamente no, ma perché pensavo, e detto fra noi seguito a pensare, che la partitocrazia non si abbatte soltanto con una riforma elettorale, ci vuole altro, cioè a dire anche se avesse vinto in sì, alla fine io mi sono deciso e l'ho anche scritto, vado a votare sì. Se qualcuno mi prende ad esempio, allora sappia che io vado a votare sì, senza convinzione, senza nessuna speranza, perché voi avete visto benissimo quello che succede dopo il referendum. Noi abbiamo avuto un referendum che ha abolito il sovvenzionamento ai partiti, il sovvenzionamento ai partiti è stato confermato, cioè dire la nostra classe politica si fischia dei referendum. Abbiamo avuto un altro referendum stupidissimo, stupidissimo, per l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura, come se si potesse abolire il Ministero dell'Agricoltura. E vabbè, questi hanno trovato poi il marchingegno per fare il Ministero delle risorse agricole. Ecco, ma questa è l'Italia. E allora che li facciamo a fare il referendum? La proliferazione continua dei partiti, noi l'abbiamo nel sangue, noi italiani l'abbiamo nel sangue. Che cosa si può fare con una legge? Io alle leggi non ci credo più. Noi abbiamo un bello stabilire per legge che non si deve rubare, ma l'Italia è un paese di ladri. Noi continuiamo a essere quello che siamo, cioè a dire l'inizio di una vera riforma non appartiene ai legislatori, appartiene agli educatori, appartiene alla famiglia. Io oramai sono arrivato a questa convinzione, non credo più alle leggi e non credo più alla disponibilità degli italiani a obbedire alle leggi. Non gli hanno mai obbedito, perché dovrebbero cominciare ora. Sono 2000 anni che noi disobbediamo alle leggi. Un certo maggioritario, che era l'arma con cui avremmo dovuto combattere la proliferazione dei partiti quando i partiti erano 8 o 10, noi l'abbiamo introdotto. I tre quarti dei nostri rappresentanti sono eletti col sistema maggioritario, non più proporzionale. E cosa è successo? Che gli 8 o 10 partiti sono diventati 45. Questi sono gli effetti. Ma c'è un rimedio allora? Il rimedio siamo noi. Però quando dico noi intendo le generazioni. Le generazioni, perché qui noi dobbiamo ricostituirci per generazioni, non in 5 anni o in 10, no, ma questa è un'opera lunghissima e immensa, di cui però i protagonisti siamo noi. Il rapporto passato con Fucecchio e presente con Fucecchio, ecco, qual è stato e qual è? Più che con Fucecchio, il mio rapporto è stato col contado di Fucecchio. Io intanto sono un insuese, cominciamo a dire, che già distingue, perché sì, Fucecchio, si fa questo a dire Fucecchio, di Fucecchio ce ne sono varie, sono almeno due. Io sono insuese, sono nato lì, quindi questo mi qualifica come un fucecchiese di antichissime radici. Credo che la mia famiglia sia qui da 800 anni, anche di più, 1000, hai capito? Io porto 1000 addosso, 1000 anni di Fucecchio, tu credi 90, no, 1000 anni di Fucecchio. E mi ricordo quando
il sindaco di Milano mi volle dare un segno dell'affetto, della gratitudine di Milano nei miei confronti, rovesciando il rapporto, perché sono io che debbo molto a Milano, non è Milano che deve molto a me. E allora lui inventò addirittura una onorificenza, perché siccome la onorificenza solita che i milanesi danno è l'ambrogino d'oro, io l'avevo già avuto, lui inventò l'ambrogione d'oro, così per la seconda volta, e mi dette una medaglia ancora più importante. Mi ricordo che gli dissi, caro Albertini, io tutto quello che sono diventato, io lo debbo a Milano, tutto quello che sono diventato. Milano, io ci arrivai senza nessuna referenza, con la valigia di fibra, mi aprì subito le braccia, mi fece credito, mi dette tutte le possibilità di diventare qualcosa, anche se piccola, ma insomma qualcosa, qualcuno, eccetera, cosa che in Toscana non mi sarebbe accaduto. Quindi ciò che sono diventato, io lo debbo a Milano. Ciò che sono, io lo devo a Fucecchio. Cosa vuol dire ciò che sono? Il mio carattere, il mio temperamento, il mio modo di reagire alle cose, la mia visione delle cose, il mio senso della misura, buono o cattivo che sia, giusto o sbagliato che sia, non importa. Io lo debbo alla mia fanciullezza, non tanto a Fucecchio, quanto sulle colline di Le Vedute, perché io sono cresciuto lì e sono felice di essere cresciuto lì, e sono felice anche tra i boschi delle Cerbaie, te lo sai bene, e sono felice che questi boschi si siano salvati, meno che in una cosa sono diventati il corso di passeggio di tutte le puttane nere che esistono, le puttane c'erano anche prima, ma erano le nostre, insomma, però quel paesaggio è rimasto, quel paesaggio io l'ho nell'animo, l'ho nel sangue, il mio modo di pensare, il mio modo di sentire, di reagire è quello dei nostri vecchi mezzadri e guardia caccia insieme ai quali io sono cresciuto. Io sono agreste, e boscaiolo, e lo sono sempre rimasto. È un padulaio, ecco, quello me l'avete distrutto. Razza di cretini, perché avete distrutto il padulaio? Quello è veramente un dispetto che non dovevate farmi, non a me, ma al buon senso, e bisognava essere matti per andare a bonificare il padule, che era già bonificato del resto, e a distruggere uno dei più bei paesaggi di queste nostre contrade. Sì, quello lì è un'offesa, quella è un'offesa. I giornali sono uno strumento del potere. Qui è punto. Un momento. Chi gliel'ha detto? Questa è una delle fregnacce che circolano in Italia. Non è vero niente. È strumento del potere chi vuole diventare strumento del potere. Chi non vuole diventarlo, glielo garantisco io, non lo diventa. Questo glielo dice uno che oramai è arrivato in fondo e quindi non è. Le posso garantire che fra i giornalisti c'è molta più libertà di quanto la gente crede. C'è il giornalista che vuol fare, carriera politica, che vuol fare eccetera, si mette al servizio del potere.
ma c'è anche il giornalista che non si mette al servizio del potere. Si può benissimo non mettersi al servizio del potere, questo in senso assoluto. Naturalmente la vita diventa un po' più difficile per chi non si mette al servizio né del potere politico né del potere economico. Badi però che un giornalista che non si mette al servizio né del potere politico né del potere economico ha dalla sua un potere formidabile, e sa qual è il potere? È quello del pubblico. Se un lettore riesce a guadagnarsi presso, se un giornalista riesce a guadagnarsi presso i lettori i galloni e il credito del giornalista indipendente, non c'è barba di uomo politico né della finanza che riesca a smuoverlo. Non si riesce più a smuoverlo, perché ha dalla sua una forza. Guardi, le racconto un piccolo episodio che è successo a me, perché io ho avuto, non so se la fortuna o la disgrazia, di militare anche in quello che fu un regime totalitario, che quindi aveva tutti i poteri. Io a un certo momento certo, mi trovai in contrasto con questo potere in occasione della guerra di Finlandia, dove io ottenni il mio primo successo di reporter, di inviato speciale. Le mie corrispondenze non corrispondevano alla politica estera italiana, perché in quel momento noi eravamo alleati della Germania. La Germania, grazie al patto Molotov-Ribbentrop, era alleata della Russia, quindi verso la Russia bisognava insomma, diciamo, prendere un atteggiamento comprensivo. Io non compresi questo atteggiamento, ero in Finlandia, parteggiai in maniera sfacciata per i finlandesi, ma in maniera sfacciata, tanto sfacciata che a un certo punto il nostro Minculpo, come si chiamava il Ministero della Stampa, Ministero della Cultura Popolare, mandò a chiamare il direttore del Corriere per dirgli che era il caso di ritirarmi dalla Finlandia e di mandarci un altro. Io tutto questo lo seppi molto dopo. Il direttore disse, beh certo, se me lo ordinate io non posso che farlo, però vi faccio presente, e gli esagerò un po', che Montanelli con queste corrispondenze mi ha procurato 300.000 lettori nuovi. 300.000 non erano veri, ma insomma per un certo numero effettivamente. Volete che il Corriere della Sera perda questi 300.000 lettori? Questi stettero zitti e lui mi confermò. Io ero stato salvato da questi 300.000, che poi erano meno, lettori. Perfino il fascismo aveva paura dei lettori. Vedete? Ecco, io di questo no, lo seppi dopo, lo seppi molto, ma molto dopo. Nessuno me lo venne a dirmelo, tantomeno il direttore del Corriere, che sarà stato un fascista, ma era un gran galantuomo che difese tutti quelli che si trovavano in pericolo col regime. Borelli, esattamente, Borelli. Quello che comanda il lettore. Quando uno ha la fiducia del lettore diventa intangibile, meno che naturalmente nei totalitarismi veri. Non credo che il nazismo si sarebbe lasciato imporre il volere dei lettori, tantomeno il comunismo in Russia, questo no,
Ma il nostro era un totalitarismo, così, all'italiana, e noi facciamo sempre le cose a mezzo, no? Quindi anche quello era, non era quel regime persecutorio che poi è stato descritto. Io ho sempre fatto la battaglia per il capitalismo, del quale ho la stessa idea che Churchill aveva della democrazia. Churchill diceva che la democrazia è il peggior sistema politico, eccettuati tutti gli altri. E io dico che il capitalismo è il peggior sistema economico, eccettuati tutti gli altri. Ecco perché lo difendo, sapendo benissimo che abbandonato a se stesso, il capitalismo è la jungla di belve feroci. Guai a non regolarlo, guai. Però c'è un tipo di capitalismo che effettivamente mi piace, perché è, come dire, il motore che porta avanti una società dal punto di vista economico è quello. Guai abbandonando a se stesso, guai. Ecco perché ho sempre simpatizzato per i liberali con venature socialiste. Però è difficile che un liberale abbia venature socialiste e che un socialista abbia venature liberali. Molto difficile, quindi io non ho mai avuto una delle forze politiche a cui fare capo. A chi facevo capo? Non amavo e non amo i liberali, perché so benissimo, abbandonati a se stessi, dove arrivano al manganello poi, E non amo i socialisti, perché so benissimo dove, abbandonati a se stesso, arrivano. Quindi io non posso schierarmi con nessuna forza politica, devo essere assolutamente indipendente. E sono riuscito a restare. Io, grazie a Dio, padrini politici non ne ho avuti. Ho avuto un'amicizia fraterna per la Malfa, il quale poi era alla testa del partito politico più debole che esistesse, sebbene poi io fossi monarchico. Questo è il bello, che io il monarchico ero il grande amico del repubblicano La Malfa. Come vedete, io non sono classificabile dal punto di vista politico. E sono contento di essere così, questo mi ha condannato alla solitudine. Beh, in fondo, come vedete, sono arrivato a 90 anni, quindi non è che si corrono poi tanti i rischi. Direttore, grazie. Massimo, mettiti giù. No, ragazzi. Ciao Indro. Ciao. Poi ci si saluta meglio domani, dai. Scusa. Direttore, direttore!
Indro Montanelli compie 90 anni. A me spetta il compito gradito di porgergli gli auguri a nome dei nostri concittadini. Il piacere di incontrarlo qui a Fucecchio, il difficile tentativo di trovare le parole che, prive di retorica come lui ci insegna, siano adeguate alla figura e all'occasione. Il compleanno di Indro Montanelli non è una festa solo privata, diventa un fatto pubblico, si vede stasera. Non perché lui ha accettato di festeggiarlo pubblicamente, ma perché così è avvertito dai cittadini che si informano, esprimono la loro soddisfazione, partecipano alla festa anche da lontano, anche dalle proprie case. Indro Montanelli è un testimone del nostro secolo, di 90 anni della nostra storia, che ha conosciuto da vicino, dal suo osservatorio privilegiato, che ha studiato e ci ha spiegato così bene, ma è anche l'interprete lucido e attento dei nostri giorni inquieti. Il giornalista che non si stanca mai di capire e di cercare di capire, che non chiude il colloquio con i suoi lettori. Scrittore per istinto, ha dichiarato di essersi disfatto della letteratura, ha definito secco il suo periodo. Asciutto, è vero, ma proprio per questo efficace, rivelatore della chiarezza di pensiero, di una forza espressiva che corrisponde alla forza delle idee. Indro Montanelli, è vero, è famoso, ma tutto questo non basterebbe a spiegare i sentimenti che non solo i nostri concittadini provano nei suoi confronti, la stima, l'orgoglio, l'affetto, che si avverte anche in coloro che non hanno condiviso o non condividono le sue idee, a riprova che esiste ancora, più di quanto si immagini, la capacità di apprezzare il coraggio, la coerenza, l'impegno civile, se si riesce a riconoscerlo. Ancora oggi Montanelli non si sottrae al confronto, pur di affermare le proprie convinzioni, di criticare per spronare al cambiamento, apparentemente pessimista, in realtà con il desiderio di un paese migliore, poiché non ha mai cessato di amare l'Italia, né la sua città Milano, né il luogo in cui è nato e ha trascorso la sua giovinezza, Fucecchio. Da Fucecchio, benché ritorni di rado, non si è mai allontanato, e non solo per i legami che lo uniscono alle famiglie basse e malvolte. Di Fucecchio ha seguito le vicende, le trasformazioni. Quando ritorna cerca sì i luoghi della sua giovinezza, degli affetti, ma mi chiede anche notizie dei problemi, cercando di indovinare il volto nuovo che via via il paese assume. Certo, il paese non è più quello che lui ricorda. Si è trasformato in modo rapido, in seguito allo sviluppo economico del dopoguerra, cambiando aspetto. Da paese agricolo a cittadina industrializzata, con ripercussioni sull'ambiente e sulla qualità della vita, ha sostenuto ricorrenti ondate migratorie, fino all'ultima, quella che più disorienta, quella che ci pone di fronte alla realtà della società multietnica. Fucecchio, è vero, sta attraversando un periodo difficile. La competitività internazionale e il nuovo assetto mondiale della distribuzione e della produzione hanno avuto ripercussioni negative nei settori manifatturieri e conseguenze sul piano dell'occupazione. La gente, però, è ancora quella che Montanelli conosceva e che gli piacerebbe se vivesse qui, perché è onesta, creativa, perché ha cercato di reagire accettando le sfide della nuova tecnologia nonostante gli ostacoli oggettivi. Montanelli cerca il suo paese quando ritorna, quello dei ricordi, lo ritrova alle vedute, qui, sul Poggio Salamartano, dove il tempo sembra non essere trascorso, sulle scarelle, nelle torri del Parco Corsini. Mi chiede come procedono i lavori di restauro sui monumenti, osserva se ci sono progressi. Ci unisce il desiderio che il centro storico ne ha. Ha fatto molto per Fucecchio. Palazzo della Volta è stato restaurato grazie a lui e al lavoro dei contradarioli di Sant'Andrea. Ha dato vita alla Fondazione Bassi Montanelli, che ha finalità di valorizzare il nostro territorio. Ne ha fatto un ente serio, con il quale spesso collaboriamo, guidata in modo impeccabile grazie alla competenza di Piero Malvolti, il cui ricordo è ancora vivo dentro di noi, e del nuovo presidente Alberto, che ringraziamo. Non gli saremo mai
abbastanza grati per aver trascorso con noi, aver voluto trascorrere con noi il suo 90° compleanno. Ha dimostrato in questo modo affetto e stima per tutti i fucecchesi. Gli stessi sentimenti che, uniti al nostro orgoglio, noi vogliamo testimoniargli con un dono. Una penna ricevuta chissà quante volte, ma che è personale, perché sopra è inciso a rappresentare tutti noi il nome del suo paese. Ed è simbolico perché è donato ad un grande giornalista, uno dei mestieri più belli del mondo. Grazie ancora e auguri. Tocca proprio ai più lontani, agli esuli, di ricordare con più forza il proprio paese. È certo che da queste radici è nata, alcuni anni fa, la decisione di Indro Montanelli di istituire la fondazione. Ce ne parlò a mio padre e a me per la prima volta nell'ormai lontano 1985, indicandoci lo scopo. Una fondazione per Fucecchio, ci disse. E ci parlò di borse di studio, di interventi a favore del centro storico e della nostra terra, dei suoi libri che avremmo dovuto conservare. Non vorrei essere io a parlare stasera di mio padre, che è scomparso pochi mesi fa, ma i fucecchesi e anche gli amici di fuori che lo conoscevano sanno bene che con queste parole Montanelli toccava in lui una corda molto sensibile. Una fondazione per Fucecchio, per di più associata al nome di Indro Montanelli, era un'occasione irripetibile per cercare di ricostruire un'immagine del paese. E parlo qui di un'immagine non effimera, quella della pubblicità, ma un'immagine concreta, fatta di paesaggi, di opere d'arte, di mura e di memoria storica. Fatto sta che al restauro di edifici e di opere d'arte del nostro paese abbiamo in questa prima fase della nostra storia dedicato gran parte del nostro impegno e delle nostre risorse. Lo abbiamo fatto con uno stile di cui siamo profondamente convinti, cercare la convergenza di tutte le forze disponibili per realizzare risultati migliori. Da qui la lunga collaborazione con l'amministrazione comunale, al di là delle ideologie e delle occasionali divergenze. Ma abbiamo anche cercato l'apporto di istituti di credito, ricordo le due tavole della collegiata, la tavola del 500 in particolare, sulla quale torneremo presto per importanti scoperte, e l'importante ripristino dell'ex oratorio della Misericordia, qui accanto, che seguì di poco la pavimentazione del Poggio Sant'Martino. Abbiamo cercato anche la collaborazione di gruppi privati, di associazioni, ed è nato così il restauro più complesso e impegnativo, quello del Palazzo della Volta, condotto grazie al lavoro volontario della Contrada Sant'Andrea e al finanziamento della Fondazione. Credo che questi interventi, oltre ai risultati in sé importanti, abbiano contribuito anche a risvegliare l'attenzione verso il nostro patrimonio culturale. Sono infatti nati in questi anni gruppi spontanei che si sono impegnati in questo settore, come il Comitato Affreschi del Chiostro dei Frati o quello del restauro, per il restauro del soffitto ligneo della Chiesa delle Vedute, al quale abbiamo ben volentieri contribuito come fondazione. E ci auguriamo che altri ancora ne nascano dal basso, come si dice, e certamente potranno contare sul nostro aiuto. Perché siamo certi che la strada migliore per salvare il nostro patrimonio artistico sia quella di comprenderlo e valorizzarlo con la più larga partecipazione possibile. Fucecchio sta vivendo oggi una fase cruciale per il futuro del proprio centro storico. Nel momento in cui tutto ci appare più difficile, quando l'insù, come noi chiamiamo la parte alta, la più antica del paese, sembra svuotarsi di attività, ed è un destino comune a tanti altri centri storici, dicevo, proprio in questo momento sta giungendo a conclusione il restauro del complesso Corsini, che potrebbe essere il motore di una rinascita importante. Qualche luce del resto è già accesa. La nuova biblioteca comunale, nella fattoria Corsini, la fondazione stessa, le edizioni dell'Erba, qualche esercizio commerciale che non demorde per fortuna, qualche coraggioso come Silvio Doddoli, sì, l'ultimo Doddoli di Fucecchio, che abita qui a Fucecchio, il quale si rimbocca le maniche e da solo affronta il restauro di un palazzo nella più antica piazza del paese, riscoprendo le volte delle botteghe trecentesche di cui ci parlano i documenti. Sono tutte presenze che vanno incoraggiate
e la Fondazione non mancherà di fare la sua parte per quello che potrà. Sappiamo tutti come Montanelli creda poco alle possibilità di insegnare il mestiere di giornalista e perciò non saremo certo noi a proporre qualcosa tipo scuola di giornalismo. Ma la Fondazione potrebbe diventare, almeno su scala locale e forse qualcosa di più, un luogo di promozione del quotidiano come strumento di conoscenza, di aggiornamento, di studio. I mezzi informatici, di cui con qualche buona ragione Montanelli diffida, ma di cui oggi non possiamo fare a meno, consentono di disporre di intere annate di quotidiani in poco spazio e con poca spesa, e soprattutto di reperire notizie con grande rapidità. Non si tratta di un nuovo modo di leggere il giornale, che certamente a Indro farebbe orrore, ma una nuova opportunità per la ricerca e lo studio. Le collezioni dei quotidiani possono così diventare vere e proprie enciclopedie, documenti che possono essere utilizzati per studiare il nostro tempo, così come lo storico usa gli archivi tradizionali. Ci sembra che questo modesto impegno da parte nostra possa essere un piccolo segno di gratitudine e di augurio per Indro Montanelli in occasione dei suoi 90 anni. Grazie. Vorrei raccontarvi come è nata questa idea di una fondazione Montanelli Bassi o Bassi Montanelli, come volete chiamarlo. È nata da un sogno, ed è un sogno che mi perseguita da sempre. Sono commosso di vedere questa partecipazione dei fuscettiesi a questo mio compleanno un po' malinconico, perché i 90 anni sono un compleanno malinconico, perché non ho la consapevolezza di essermela meritata. E questo è un pensiero che non mi ha abbandonato mai. Sono venuto di rado a Fucecchio dopo aver spiccato il volo verso altri lidi, ma sempre l'ho sognato. L'ho sognato in una maniera molto curiosa che vi racconterò. Io sono perseguitato da un sogno. Un sogno che è sempre lo stesso. In questo sogno io mi vedo vecchio, che alla fine torno al mio paese, dove raramente avevo messo piede, che sale la collina, attraversa quella che oggi si chiama Ponte Accappiano, ai miei tempi si chiamava Le Calle, e sale il colle e arriva al quadrivio di Le Vedute, piega a destra, batte la strada per 100 passi e arriva a un cancello oltre il quale c'è un viale e in fondo c'è una villa, è la Villa Bassi. Il cancello è chiuso, io suono e mi viene incontro un signore che è l'altro me stesso, identico a me, soltanto piuttosto male in arnese. Sembra più vecchio di me, e invece sono io, che mi viene incontro e, arrivato al cancello, mi dice: cosa vuoi? E io gli dico: vorrei entrare. E lui mi dice: no, tu non puoi entrare, tu sei andato via, hai avuto una tua vita fuori, hai avuto una vita bella,
Hai avuto successi, viaggi, donne, soddisfazioni. Qui sono rimasto io. Sono rimasto io e se mi guardi la faccia, la vedi piena di rughe che sono le rughe di quella villa là, la vedi? Le nostre le vedute che il tempo ha logorato, tu vedi la facciata piena di crepe, non vedi più sul muro della cappella il roseto che nonna Ida coltivava con le sue mani. Questa è il nostro giardino dei ciliegi, che è invecchiata con me, io sono invecchiato con lei, non sono mai uscito di qui. Questa villa è naturalmente decaduta perché era abituata a vivere in un altro modo, il mondo di cui viveva e in cui viveva è crollato, ma io sono rimasto qui, non ho mai tradito questa casa e questo mondo. Tu cosa scegli? Sei andato via, ritorna via, perché qui questo è il regno mio e mi scaccio. E io me ne torno pensando che forse ho tradito la mia vita, ho rinnegato le mie radici, ho tradito il mio passato, io dovevo restare lì e difendere anch'io quel mondo, non sarei riuscito a nulla nemmeno io. Certamente quella villa sarebbe diventata quella che è oggi, non avete bene a male voi, ma sì. Il giardino dei ciliegi, la casa dei ricordi, ma i ricordi sono importanti e quanto più si invecchia, tanto più si ha bisogno dei ricordi. E quanto più si invecchia dopo una vita di avventure, di viaggi, eccetera, tanto più si ha bisogno di ritrovare le nostre radici. Ecco, io sentivo il tradimento di queste radici. Allora pensai di liberarmene raccontando questo sogno, per liberarmi. Io in genere non ho problemi di scrittura perché non mi sono mai posto dei problemi di stile. Io scrivo come parlo. Quindi qualunque cosa debba scrivere, la scrivo senza pentimenti. Infatti chi vede la mia pagina si accorge che non ci sono cancellature, la penna scorre, la macchina Olivetti scorre anche quella. Bene, non sono riuscito a scrivere questo racconto. Poi alla fine mi sono accorto che non è che non riuscissi a scriverlo, è che non volevo scriverlo, perché volevo tenermelo dentro come un rimorso. E io vivo da sempre con questo rimorso. Per cui quando Piero Malvolti, perché fu lui ad avanzare il progetto di una fondazione che ricordasse la famiglia mia e la famiglia Bassi, dissi subito di sì, poi ebbi qualche dubbio, ma il dubbio mi passò nel vedere una pattuglia di ragazzi che non mi dovevano nulla, che non mi conoscevano nemmeno, rimboccarsi le maniche e da studenti quali credo che fossero quasi tutti, trasformarsi in capimastri e muratori per rifare il palazzo dalla volta, che è la culla della famiglia mia, per fare questa fondazione.
Allora il rimorso crebbe ancora di più, ma pensai di poterlo lenire, appunto, dando tutto quel che possiedo, che non è moltissimo, ma è un po', a questa fondazione. Ecco com'è nata questa idea. Purtroppo Piero ci ha lasciato. Ci ha lasciato prima che, diciamo, la fondazione iniziasse o subito dopo che era iniziata. Per fortuna aveva provveduto all'unico esperimento riuscito di clonazione naturale che io abbia mai visto, lasciandoci un figliolo che è come lui. Tale cosa. Io da me con le mie forze non sarei riuscito a nulla, anche perché è ben nota la mia assoluta refrattarietà a tutti i problemi pratici. Io sono uno così. Guai se non avessi una compagna che mi tiene per mano, e guai se non avessi degli amici come Alberto. Io ho bisogno di essere assistito, non so nemmeno provvedere ai miei interessi. Grazie a Dio, anche perché c'è un Dio per gli sprovveduti, c'è un Dio. E io ho avuto alcune persone che si sono dedicate a me e senza le quali io non so come avrei potuto continuare a vivere. Uno di questi è il mio amico Bellini, non so se è qui o sicuramente, che è un agguerritissimo commercialista, il quale si accorse del disastro in cui ero, perché non mi ero mai curato nemmeno delle mie sostanze, e che ha messo un po' in ordine queste cose in modo che io ho potuto e che posso donare qualcosa, non moltissimo, ma insomma lui mi ha detto che con un po' più di attenzione questo capitale avrebbe potuto essere molto maggiore, perché i miei libri magari a torto, ma insomma si vendono, e quello che io ho guadagnato e che non ho speso sarà tutto dedicato alla fondazione, così come le saranno dedicati tutti i miei diritti d'autore a venire. Lascio volentieri, così, per espiazione. Per espiazione della negligenza che io ho avuto verso il mio paese, e che mi ricambia così, e non lo merito. Scusate questo piccolo sfogo, io ci sono due cose che detesto, il retorico e il patetico, e qui ho paura di essere caduto un po' nel patetico, perdonatemelo, non lo farò più. Quindi oggi ci ritroviamo. Io non potrò dare alla Fondazione una collaborazione attiva, perché ne sono incapace, ne sono assolutamente incapace. Io nella vita pratica sono un disastro. Sono sempre stato così. E certo non è questo il momento di cambiare.
Per fortuna, ripeto, ho una compagna straordinaria, ho una nipote deliziosa che mi aiuta, ho degli amici, ho ancora i fuscettesi e i levedutini, eccoli. Io sono cresciuto in quei boschi, più che di Fuscettio io sono il figlio delle cerbaie, che grazie a Dio sono ancora salvo, quasi. In buona parte. E del Padule che purtroppo non è salvo. Ma insomma qualcosa è rimasto. Qualcosa è rimasto, sì, dei resti. Comunque, voi, caro sindaco, l'avvenire di Fuscettio è nelle mani sue, nelle mani mie è il passato. Come tutti gli uomini della mia età, io non guardo davanti a me, guardo dietro. Mi secca moltissimo, continuo a fare il giornalista. Continuo a farlo quando mi chiedono un articolo sulla situazione attuale, brontolo un po', ma lo faccio, però lo faccio malvolentieri. Io parlo più volentieri del passato che del presente. Il presente mi interessa meno e il futuro niente affatto, perché tanto non ci sarò. E poi perché lo prevedo, o almeno credo di prevederlo, e non mi dà nessuna consolazione. Le consolazioni io le trovo guardando il passato, compresi i miei errori, perché ne ho fatti tanti, anche quelli mi hanno servito a maturare, a capire qualcosa. E continuerò così finché posso. E poi per il riposo eterno tornerò tra voi. E ogni tanto forse qualcuno di voi un mazzolino di fiori me lo porterà su quella cappelletta in cui riposano tutti i miei, tutti i vecchi della mia famiglia. Sarò anche da morto un fuscettiere. Grazie.